Allora, cominciamo subito con quella che guarda verso il basso, facciamo sempre la nostra palla. Perfetto. Stavolta la sfera, cioè è sempre trattata da sfera ovviamente, la nostra curva indicherà la posizione in cui guarda, quindi questa croce qui sopra potrebbe essere appunto per dividere il sopra e la discesa per la curva della palla. I nostri occhi, naso e bocca saranno tutti qui. Qui sono gli occhi, curva della palla, naso e bocca saranno tutti molto vicini qui in sotto. Ok, quindi questo è quanto. Ovviamente nella forma del viso andremo ad appiattire molto questa zona. Poi ci riattaccheremo alla palla, andremo a dare un goccio di guancia e scenderemo verso il basso, arrotondati, e continueremo di nuovo a ritornare su. Stavolta però ovviamente risaliamo su in questa metà qui, perché sappiamo che qui ci sarà poi il nostro orecchio. Ok, ovviamente il nostro corpo stavolta sarebbe qui. Il collo è lì dietro, quindi non lo vedremmo. Quello che andiamo a fare, come sempre, è 1, 2, 3, 4 e 5. Benissimo. Nel tre quarti, come già detto, in questa parte sarà a metà tra i due occhi, tra il centrale e il secondo. E invece di qui sarà nella posizione corretta. Andiamo a fare due sopracciglia. Ok, quella più corta, questa più grande, come al solito. Andiamo a disegnare un paio di occhi. Ok, come li stavamo già disegnando prima. E il naso e la bocca saranno stavolta più lontani, perché questa curva qui tende a farci vedere molto di più gli occhi. Stavolta non vedremo più il sotto del naso, ovviamente, ma vedremo solo la punta. E se vogliamo metterci la bocca, ovviamente sarà molto in basso, quasi attaccata al mento. Una volta studiato il viso, possiamo andare a riprendere quello che è la forma di base, seguire occhi e naso per andare a fare bene l'orecchio. Ok? Addirittura io la testa la farei ancora più grande per dire, perché se dobbiamo vederla dall'alto si vedrebbe un po' di più. Però qui ci siamo. Qui ci siamo. Ovviamente, come dico sempre, la bozza è fatta apposta per provare e trovare la giusta forma che vogliamo. Ok, io direi di andare a estremizzare, che è la visione proprio dal più alto possibile. Dopodiché andrò a dare, giusto perché non sono contento e voglio darvi sempre il massimo, due visioni estreme diverse dal sopra e sotto, così che non diciate, ma sono le solite pose che uno immagina da poter fare, anche se vi ho dato un'istruzione basilare per come muovere questa palla e gestire bene la direzione in cui guarda. Però ve ne voglio dare altre due più difficili. Comunque adesso andiamo a fare quella alta, più alta possibile. Benissimo, riprendiamo il nostro colore e rifacciamo la nostra palla. Sono contento intanto che già nei commenti stiate veramente commentando qualcosa di produttivo,
mi avete già chiesto il perché prima nei primi tutorial che ho già fatto facevo l'ovale e non più la palla, perché questa palla qui è il nostro ovale dei visi più realistici, perché questi sono più carini, sono più batuffolosi e ci stanno bene in una palla, mentre per i visi adesso più allungati utilizzo l'ovale perché è più veloce e più immediato. Quando avete preso il via con un ovale come forma del vostro viso, partirete subito creando le linee di occhi, naso e bocca, eccetera, eccetera. Come io in realtà quando faccio degli sketch veri e propri, non disegno più i cerchietti per fare appunto la proporzione degli occhi. Ora appunto, da qui proviamo solo a gestire un tre quarti quasi frontale con una visione di questo tipo. Questo è il capo. Ok, e gli occhi staranno qui. Questa è tosta, eh? Questa è davvero tosta, anche perché vi incasinate qui sopra come linee. Allora, cosa vado a fare di nuovo? Occhi. Perfetto, questo è quasi un frontale, quindi in realtà non vado a fare tra il primo e il secondo, ma questo è proprio il nostro occhio. Le sopracciglia saranno incollatissime perché lo vediamo troppo dall'alto e le sopracciglia, l'arcata sopraccigliare, quindi dove è messa la nostra sopracciglia, è più sporgente rispetto all'occhio. Quindi io metto delle sopracciglia qui così. Ok, poi daremo spessore, non ci interessa. Il naso lo metto proprio che spunta così. Quindi ricordiamoci che dal centro prende, spunta in fuori dalla nostra arcata sopraccigliare, anche perché segue una piccola curva. Andiamo a fare i nostri occhi, cercando di stare il più possibile incollati alla nostra linea degli occhi. Ma lo schiacciamo tantissimo. E so che sembrerà strano all'inizio, ma è così. Ok, perfetto, la bocca in realtà in questi così minimali non le vedremo quasi neanche. Abbiamo più guancia. Quindi la guancia o è più spigolosa o comunque più arrotondata. Di qui seguiamo di nuovo. Vediamo un po' di guancia. Dare espressività alla bocca in questo caso è praticamente impossibile, non la vediamo. Quindi che sia un sorriso, che sia imbronciato, no, non lo si può fare. Ora stiamo già lavorando con dei piccoli nasini, in queste forme, quindi la cosa è un po' più difficile. Però dopo aver dato forma al viso seguendo il cerchio e gli occhi ben proporzionati in una linea molto bassa, abbiamo almeno la linea degli occhi che va a trovare dove sta il nostro orecchio. Benissimo, dopodiché andremo a chiudere la fronte dando un po' di profondità alla testa, che deve essere un po' ovalizzata, perché ricordiamolo, è più allungato indietro rispetto a una palla. Ok? Ovviamente qui ci sarebbero dei capelli, sarebbero costruiti in una maniera molto diversa. So che può sembrare molto buffo e molto difficile da concepire, però è molto meglio capirlo da una palla, questa cosa qui, che da un viso molto realistico.
che possiamo fare se vi interessa. Se vi interessa ben capire come strutturare le visioni varie da un viso realistico, me lo dite e magari in futuro preparerò un tutorial in merito. Dove si vedrà il corpo? Beh, il corpo è qui sotto. Perché siamo in alto, ma è un tre quarti, quindi è un pelo spostato. Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok, abbiamo anche i due sguardi dal basso e quindi abbiamo alti e bassi. Ovviamente quelli che guardano verso l'alto sono più caratterizzati perché? Perché, vabbè, in questi due ancora c'è più roba comunque, però questi sarebbero un po' più caratterizzati a livello di capelli, cappelli e accessori per la testa, quindi più roba c'è in testa, più diventa un casino. Queste qui, c'è più spazio, c'è più roba da disegnare. In queste è molto complicata l'angolazione per rendere bene il viso, stare attenti agli occhi, naso e bocca. Però vediamo meglio il viso, si vede più roba e bisogna stare attenti all'anatomia un po' del viso, anche se è semplice, bisogna starci attenti. Mentre in queste qui, appunto, è tutto molto più schiacciato, dipende appunto da quanto è inclinato verso il basso e questo è quello che vediamo. Ma appunto, passiamo diretti a altre due pose e finiamo qui questo tutorial. Ora andrò a fare una palla, comunque, in ogni caso, vado a fare questa linea qui e la mia linea frontale sarà qui. Quindi il naso e la bocca. Sembra un pallone da basket adesso, pure arancione. Vado a fare le proporzioni degli occhi. Prima magari guardatelo tutto l'esercizio, poi capite bene quello che volevo fare. 1, 2, 3, 4, 5, la 5 qui dietro non si vede. Ricordatevi che questo è il frontale, quindi vengono schiacciati molto di più. Vado a disegnare il mio sopracciglio 1, 2, seguendo sempre una linea. Vado a fare i miei occhi. Così. Vado a disegnare il mio naso. Così. La mia bocca posso metterla anche qui. E che cosa succede? Vado a disegnare il mio volto. Guancia. Scendo. Qui sì, ho schiacciato fin troppo la testa, in realtà dovevo allargarla molto, cioè la palla in realtà è troppo grande, ma è una bozza apposta. Ho disegnato la faccia, ho capito come disegnarla e va benissimo così. In realtà doveva essere un po' più piccola, così. La bozza serve a questo. Perché c'è più retro in confronto al davanti? Perché questa persona è girata, infatti l'orecchio sarà quasi frontale e la discesa del viso è qui. E perché è complicato questo tipo di viso? Perché attaccare questo a un corpo è tosta. All'inizio dovete capire bene come è girato, dove sta il collo. E che è visto anche un po' dal basso, perché vedete che le linee sono un pelo curve. Soliti dettagli che potete mettere al viso.
Ma comunque, avete capito. Facciamo la palla. Perfetto. Qui farò la mia linea. Questa è la parte frontale. Qui sto girando la sfera. In questo caso ho deciso di metterli qui, curvandoli così. Occhi, naso e bocca qui. Che questa potrebbe essere molto complicata, ma l'ho pensata. L'orecchio dovrebbe stare qui. Un sopracciglio qui, un sopracciglio qui, seguendo le linee. Gli occhi stavolta possiamo fare benissimo tipo delle curve, delle lacrime, così al proprio manga, manga, manga. Anche solo perché la bozza mi serve per capire se sto facendo bene. Scendo dal sopracciglio e vado a fare il mio naso. E abbozzo la mia bocca aprendola. Ora vediamo se guancia, scendo verso, torno su, e l'orecchio, parte alta si vedrà di più. In realtà curva tanto prima. E lo allunghiamo un po', proprio perché non è una palla. Ok, quindi è sempre un tre quarti. Io questo l'avrei potuto disegnare normale, ma disegnando così mi sto forzando, proprio forzando a capire se sto disegnando bene un viso sdraiato a terra. Il corpo starebbe tipo qui. Che ora non sto a fare, ma qui avrei abbozzato e disegnato qui un corpo sdraiato a terra, per esempio. Ricordando appunto che sarebbe un chibi character, quindi 2,5 di proporzione. Andiamo a delineare tutto quanto per bene, dopodiché ci salutiamo e ci vediamo in un nuovo tutorial. Un po' di volume e di sfumatura, anche perché fa sempre bene nel caso di piccoli esercizi. Allora, io vi invito a fare appunto questi palloni enormi con tantissime linee di direzione del viso e provarli in tutte le fasi, sia che sia in alto, in basso, che sia girati di profilo un po' estremizzato in tre quarti da dietro, oppure ribaltare completamente la visione, disegnarli a testa in giù. E attenzione, cercate anche di non spostarvi troppo il foglio per disegnare, forzatevi a, vedrete che sarà difficilissimo all'inizio disegnare gli occhi al contrario, disegnare gli occhi per profilo girato. Sarà molto complicato, ma cercate di forzarvi in tutto questo. Io, come al solito, vi ringrazio per la visione anche di questo tutorial. Spero vi sia stato utile. Se avete richieste, come al solito, fatele. Io richiedo il vostro supporto assoluto, quindi perché dobbiamo riportare assolutamente un po' di visibilità al canale. Per farlo, ormai YouTube non aiuta più nessuno, se non sono gli iscritti a mettere un mi piace, le varie condivisioni che potete condividere anche sui social come WhatsApp, ormai potete condividerle ovunque i vari link. Più scrivete commenti, meglio è. Quindi anche quelli non abituati a scrivere i commenti, vi invito a lasciare un commento. Anche del tipo grazie, mi è servito o no, mi ha fatto schifo, va benissimo, perché quel commento o interazioni comunque al video e quindi anche ai commenti darà più visibilità al video come al canale. Tutto qui, quindi grazie di tutto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!